Ragazzi, buon modo di bentornati su un nuovo incredibile episodio di Pablo, dove cattureremo quell'arciere, perché per voi non so quanto sarà passato, probabilmente qualche giorno. Per me brucia ancora nel mio cuore codoso la figuraccia che ho fatto con quell'arciere di poco fa. Per chi si fosse perso l'episodio precedente, abbiamo esplorato una zona che il gioco probabilmente non vuole che esploriamo, perché ho fatto l'errore di andare a nord in questa area verde incredibile, e qui ci sono palle che vanno dal livello 25 fino al 30, più o meno di 5 livelli sopra noi. Infatti probabilmente dovremmo andare o a destra o a sinistra. Due palle le abbiamo catturate, una specie di pianta volante e poi un altro affarino che sembra la versione di Dead Dream ma di giorno. E poi c'è questo dannatissimo gufo arciere che mi ha ucciso tre volte, perché fa un fottio di danni con quella specie di semini sus. Mi sono riparato tutte quante le armi e adesso torneremo a distruggere quella creatura. Probabilmente lo buggerò da qualche parte e lo catturerò, perché diciamo è la giusta fine che merita quella creatura. Possiamo costruire il campo di grano, però prima di cosa io voglio catturare questo affare. Ci sono rimasto male, il mio orgoglio godoso è stato colpito. Ne voglio trovare uno isolato e vorrei riuscire a buggarlo, però devo trovare un punto in cui lui non mi può colpire e purgarlo. Il senso è questo: a me ne servirebbe uno che è in una zona sus. Questo è livello 22, però è un po' più debole delle altre forse. Come ho fatto a mancarlo? Proviamo un po'. Ok, vediamo se lo colpiamo. Ok, questo gli ha fatto male. Ora dobbiamo scappare. Scappare, scappare, scappare. Non ci credo. Ok, se mi colpiva veramente. Ok, questo potrebbe essere uno stratagemma sus. Guarda, sta facendo il tipo per me. Tempesta, appetito? Tempesta, tra tutti i momenti in cui hai fame, gioia adesso di avere fame? Questo momento problematico? Tra l'altro mangiamo solo bacche in sto gioco. No. Va bene, non ho veramente parole. Adesso? Dai, prendilo. Dai, bene. Quello è un bel colpo, sus. Bene. No, 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 no. Questa potrebbe essere una strategia buona per catturare almeno uno. Becca di questo. Ok. Ha poca vita, però non mi fido. Ok, adesso ha veramente uno di vita. Ok, vai. Comincia la danza. Mamma mia, il danno di quel coso. Cioè, non è un boss sto coso, è quella la cosa incredibile che sto fare. Questo robo non si cattura con quelle azzurre, c'è niente da fare. Devo usare le verdi. È il momento, mi sa. Facciamo ricaricare lo scudo un attimo. Ok, questa è verde, eh. Questa, cavolo. Dai, su. Ma non è possibile, ragazzo! Verde! Dai! 56. Oh, mamma mia! Robin Quill, mamma mia! Che fatica! Per carità, avevo pure la dorata, però... Insomma, mi sembra esagerato usare la dorata. Abbiamo catturato uno, Non è che abbiamo catturato di 50. Uno! Wow! Ok, ci siamo riusciti, però. Soddisfazione. Allora, voglio capire un attimo che è sto boss e poi ce ne andiamo alla velocità della luce da questo posto. Ci torneremo quando saremo più forti. Elfidran. Qualcosa che ha a che fare con un elefante? Eccolo! Ma è carinissimo. È un drago. Velo 30. Drago fatato. Veramente carino. Ok, ci sono questi accampamenti che sono veramente tanta roba. Ok, vai neve, penso di no. Ok. Fantastico. Allora, no, 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 assolutamente non ho intenzione di catturarne un altro di questi cosi. Può bastare l'unico che abbiamo. Prendiamone un altro di questi. Ok. Buono. Livello 25. Molto, molto, molto bene. Ora, vanno proprio a squadroni. Questi qui sono veramente fortissimi. Mi dice che c'è un qualcosa di sus qui. Allora, qui immagino ci sia un boss. Lì dentro c'è Petalia al 28, che è antico luogo di culto. Bene. A meno che il trucco è usare questi stupidi. Adesso ne hanno indebolito uno. Però mi pare assurdo che io debba fare sta cosa per catturare uno di quelli. Petalia la lascerei in pace, perché mi dà l'idea di fortissima. Petalia 28. Io tornerei assolutamente alla base. Allora, qui ci torneremo un'altra volta. Quest'area mi dà l'idea di essere veramente fortina. Dobbiamo, secondo me, esplorare qua. Penso che come esplorazione possa andare bene. Come potete vedere, è un altro paio di cavoli. Insomma, il gioco comincia veramente a, diciamo, farsi notare. Costruiremo anche il campo di grano. Ora voglio assolutamente vedere i palchi che abbiamo catturato. Abbiamo catturato dei piccoli mostri. Un banking boss. Questo me lo metto qui e probabilmente lo sostituirò
al banking che uso qua, che è molto più forte questo, mi sa. 70-70-40, 40-70, piedi di piombo, no? Forse in realtà è meglio quest'altro. 199-156. È incredibile come sia più forte quello normale. Quello trovato nell'uovo è più forte di questo. Io pensavo che quelli con lo status di boss fossero automaticamente più forti di uno normale, ma questo no, questo non è più forte. Allora, poi abbiamo catturato questo fiorellino qua, Flopsy, questo qui. Questo che è bellissimo, cioè questa è la versione fulmine di Queen, che, ok, bellissima questa cosa. È un Dinossom di fulmine, eccolo qua, 22. Questo lo voglio portare su, perché questo è fortissimo, l'arciere è una bestia. Mettiamolo a lavorare un attimo nella base, va? La legna, potremmo sostituirlo a lui finalmente, al cervo. Non lo so, è il momento che preferite, ragazzi, quando ho il nome ai palle, perché do dei nomi così originali e freschi che è difficile non apprezzarli. Ah, con la coda giustamente li va a rompere. Allora, io direi di fare subito il campo di grano. Lo mettiamo qua. Eccoci qua, campo di grano, vai. Ok, portiamo su finalmente la base. Potenziamento base. Boom. Edifica banco da lavoro per armi. Ok, figo. Guardate bello il calamaro. Potentissimo il calamaro. Forse ne dovrei mettere uno nel ranch, che mi fa almeno qualche risorsa lì, perché altrimenti ci sono troppi che trasportano. Mettiamo caprotto, dai, mettiamo caprotto. Banco da lavoro per armi, mi sa che ce l'abbiamo. Lo possiamo fare un po'. Armatore metallo di calore, wow. Pistola artigianale. Letto morbido per palle. Armatura di metallo, questa la vorrei fare tantissimo. Banco da lavoro per armi, eccolo. Moschetto, abbiamo pure il moschetto. Polvere da sparo. Quindi del letto. Facciamo pure il lettino. Una pistola con una prima permette di portare a gran velocità. Fissa una prima nel punto colpito e tatuare chi ha sparato. Per superare completamente i dislivelli. Ma questa la potremmo fare in realtà. Oppure lanterna. Quasi quasi la lanterna farei io. 10 chiodi ci servono. Ok. Possiamo farle alla grande. Facciamoci qualche sfera verde, vediamo un po'. Eccola, guarda, sono carine. Banco da lavoro per armi. Eccolo qua. Va bene. Tu mi fai paura, eh. Devo ancora diventarci amico di lui. Ci sono traumatizzato. Mo è tutto carino e puccioso, però. Possiamo salire di livello, finalmente. Potente. Vuoi usare 7? Sì. Potenziamento base, vai. Edifica letto morbido per pal per 2 e fai lavorare un pal nella base. Ah, ok, vabbè, easy. Dato, ho appena notato che mi si è buggata una sfera pal in mano, però vabbè. Armatura, vai, assolutamente. Ragazzi, è il terzo video che registro oggi di Palward, mi sto rincoglionendo, eh. Tutta la parte di cambiamento della base che voi non avete visto, ma ci ho messo troppo Palward tutto. Vabbè, ma è fighissima questa armatura, ragazzi, siamo super coatti. Ma quanto siamo sgravi con questa armatura, perdonami. Beh, questa mi sembra un'armatura ignorante, eh. Assolutamente resistenza dobbiamo aumentare. Resistenza. Lei potrei fare delle battute, ma non le farò perché sono un signore. Dal carattere molto umano vedi caccia nei boi. Vabbè, Robin Hood praticamente, lui. Vedi, lui è la versione fulmine di lui, bellissima. Insomma, mi sono caduto un fulmine. Da qui il letto con un fulmine che cade su un dinosauro Lux. Che si deve scappare una volta. Ah, vedi. Questo è fichissimo, ma rimarrà lì. L'unico che non abbiamo catturato, ragazzi, è Nox. L'ho ucciso male, Nox, porello. Questo non l'ho mai visto, questo Toco Toco. Pure questo, Mau. Questi non l'ho mai visti. Mi dice che l'ho visti, ma non l'ho... Questo l'ho visto, l'ho ucciso, porello, porro Nox. Lancia di metallo, che dite? Box di lusso per i pal catturati. Ah, vabbè, qui ci metteremo qualcuno di forte, però non ne capisco il senso. Accelera tutte le attività dei pal in base relativa alla competenza. Wow, questo è fortissimo. Pistola artigianale. Arma da fuoco, colpo singolo, reazione rotta, munizione per ottimi mediocri, reazione per un banco dove le armi. Facciamoci una pistola. Non so se andare a esplorare qualcos'altro al volo. Fammi pensare, se andassimo tipo qua, piccolo insediamento. Ah, è vero, piccolo insediamento non l'abbiamo mai esplorato. È vero, noi qui non ci abbiamo mai esplorato qua. Cioè, qui ci possiamo parlare noi con questi. Sì, questo non l'avevo mai fatto, è vero. Salva a destra palla. Ora non c'è più nessuno in giro, ma prima del resto lo voglio distendere. Qui via parecchia gente. Per fortuna è calato anche il nostro. Avevamo sbloccato questa roba tipo episodio 2-3. Poi non sono più venuto. Ma è contato pare incredibilmente più grandi e potenti. Sarebbe potenti sicuramente usate i leader dei pal circostanti. Vabbè, i leader sarebbero i boss, ok. Se trovate un video mercato potreste riuscire a comprare. Se devo vedere i miei stati di pal. Ah, ok, tirate con un cazzo davvero terribile. Ok, quindi loro, vabbè, catturano i pal e li vedono. Ok, oltre a sfruttarli, va bene, understandable. Ha detto che c'è un mercato qui. C'è un tizio. Questo se lo sta mangiando il pal. Ah, visto che è per caso? Raga, all'interno abbiamo dei pal molto rari. Mercante di pal. Raga, vicino abbiamo ottimi pal. Non te li vendiamo rispetto alle normative. Compra. Che pal ha questo? Allora, il lupo ce l'abbiamo. Questo che cavolo è? Loop Moon. Poi c'ha due cavalli. Poi un Gobfin, che è un goblin delfino. Se io ti vendessi un pal, scusami. Scusa, quanto me lo fai uno di questi, tipo? Ammazza un botto. Cioè, io non sto cominciando a pensare che forse il gioco mi consiglia di avere pal più bassi, ma che posso boostare con quell'affare che abbiamo fatto nell'accampamento.
Invece che palle rari come questi, che per catturarli poi ci metto 2000 anni, capito? Proviamo ad andare dritti di qua. Che succede, scusami? Finiamo l'episodio così, dai. Andiamo un po' a vedere. Cioè, tipo, questo acquedotto, dove mi porta? La succede del fumo sussa. Ok, beh, ormai l'ho capito. Un uovo, tra l'altro, bellissimo. Un uovo mai visto. Super uovo oscuro. Va bene, ok. Se avete visto gli episodi precedenti, avrete visto che io praticamente ho usato le cavalcature standard un episodio e basta, perché abbiamo sbloccato subito il volo. Quindi queste non è che ti boostano, cioè i livelli ti boostano, queste in realtà semplicemente ti aumentano la bravura nel catturare i pallo, forse la probabilità. E sa perché ha la forma di uno scoiattolo? Anziano reincarnato al 50. Vabbè, io lo lascerei qui questo tizio al 50, cioè più forte lui dei palle che abbiamo incontrato, fammi capire. Arriverà il momento che dovrò prendermi la mappa come Dendrobulus in Genshin Impact e fare così, perché altrimenti quando mai li trovavo io tutti quanti. Trucco, per carità, di notte li vedi sicuramente di più. Dai, episodio buono, abbiamo catturato quel maledetto arciere. Prossimo episodio rinomineremo i pal che abbiamo catturato oggi. A livello di costruzioni, in realtà, abbiamo fatto l'armatura. La balestra è stata veramente una delusione. Forse non la so usare io. Forse farò il moschetto off camera e useremo il fucile. Ah, un altro accampamento di questi sus. Che c'è dentro? Però si potrebbe fare tranquillamente il giro, praticamente, di questi accampamenti ogni volta e si prende pala gratis, praticamente. Per forza. Abbiamo la montagna dei giganti con l'albero madre. Si scoprì che poi in realtà Palward era un Elden Ring like. Possiamo fare proprio una cosa fighissima se ci riusciamo, perché mi sa che ne mancano solo due di questi. Se riusciamo a catturare questi due, mi sa che abbiamo completato i tre. Questi qua. Sì, infatti. Vediamo un po' se riusciamo. Dai. Perfetto. Ma quello laggiù un depresso vuole combattere? Oh, ecco. Direi che possiamo concludere l'episodio. Ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo video godoso incredibile. Io torno alla base, farmo qualcosina e ci vediamo prossimamente con un altro episodio super godoso di Palworld e ovviamente di Elden Ring. Quindi, se è godoso con voi, ci vediamo alla prossima.